È stato inaugurato stamattina a Nuoro presso l'ospedale San Francesco il laboratorio UFA, l'unità farmaci antiblastici destinata a produrre farmaci da utilizzare nelle terapie oncologiche. Alla breve cerimonia sono intervenuti il commissario straordinario della ASL Mario Palermo, il direttore sanitario Maria Carmela Dessì e il responsabile della farmacia del nosocomio Giuseppe Pintore. Hanno presenziato anche gli operatori del laboratorio e i dirigenti sanitari e amministrativi della ASL. Si tratta della terza UFA presente nell'isola dopo quelle di Cagliari e Sassari e pone l'ASL nuorese all'avanguardia. L'unità è composta da due laboratori allo stato dell'arte per la produzione di farmaci particolari che, grazie alla tecnologia, consentirà un risparmio in termini economici, la sicurezza degli operatori e la precisione nella preparazione. Il laboratorio nasce da un accordo con una società specializzata nella produzione di farmaci oncologici che ha realizzato la struttura con un accordo che prevede la fornitura delle materie prime per 4 anni. Servirà personale specializzato per gestire la UFA e il commissario ha sottolineato che è stata fatta la richiesta alla Regione affinché consenta il completamento dell'organico. Questo al fine di dar modo all'UFA di funzionare a pieno regime, rifornendo di farmaci tutta la Sardegna centrale. Questa è la terza UFA presente in Sardegna insieme a quella di Cagliari e Sassari. L'utilità è chiaramente determinata dal risparmio che permetterà sulla dispensazione dei farmaci, sulla sicurezza del personale e sulla precisione della terapia. È una unità al top della tecnologia, ce n'è poche altre anche in Italia. È un nuovo step, un altro step che l'ASL di Nuoro propone nell'ottica della nuova riorganizzazione, organizzazione sanitaria come ASL unica ed è ovviamente tanto più utile quanto pensata per essere inserita nella rete di queste unità presenti, che saranno presenti nell'ASL unica.